Ufficiale, Leonardo Bonucci ceduto al Milan a titolo definitivo. Fratelli e sorelle, ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo mio nuovo video. Un saluto come sempre agli affezionati di YouTube, anche e soprattutto a Marcello Chirico e a tutti i fratelli e sorelle juventinazzi di Topland. Ciao da parte del vostro postman. Ci ho messo 2 giorni per realizzare questo video, la quarta ufficialità di questo mercato della Juventus, ed è una ufficialità veramente pesante perché è la cessione di Bonucci per 42 milioni al Milan. 7 anni di Juventus, una storia di nobiltà prima e di miseria poi, la nobiltà che è riassumibile sicuramente nei numeri: 319 presenze e 19 gol con la maglia della Juventus, 6 scudetti, 3 Coppe Italia, 3 Supercoppe italiane, 2 finali di Champions giocate con la maglia della Juve. Non posso non ringraziare Bonni per quelli che sono stati questi 7 anni. Non posso non dire che mi emoziono e mi viene la pelle d'oca quando rivedo il gol del 3-2 contro la Roma, o il salvataggio clamoroso che fece su Higuaín in uno Juventus-Napoli che di fatto ci è valso lo scudetto. Quindi di cuore devo dire Bonni, grazie di tutto, ma devo anche dire che questa storia è stata una storia di nobiltà, di vittorie, ma anche di miserie, che iniziano con la lite di Allegri e con le inconfutabili verità di ciò che è accaduto a Cardiff, il fatto che praticamente Bonucci si è messo sul mercato da solo, la trattativa lampo condotta nottetempo e con il favore delle tenebre, come fanno i miseri e i miserabili, il fatto che soltanto Buffon alle 19 del 15 luglio ha ringraziato Bonucci sui social, emblematico davvero. E allora io su Instagram ho trovato un post dell'amico Giovanni Besana di Merate che ho deciso di riportare in video e che vi propongo come saluto a Bonucci, ringraziando Giovanni che mi ha dato il permesso di utilizzarlo, perché riassume davvero 7 anni di storia tra la Juventus e Bonucci, 7 anni di nobiltà ma anche di miserie. Chiudo mandandoti anche questo consiglio, caro Bonni: le vittorie da domani sono finite, iniziano le vacche magre, quindi fai scorta di Malox, soprattutto la prossima volta che parlerai di Juventus. Prima, mi raccomando, sciacquati la bocca. Ciao a tutti. Mentre stavi così, quelli esultavano come pazzi. Ora sei uno di loro. Vai da chi la notte del 3 giugno ti umiliava, da chi ha sfasciato il tuo spogliatoio, da chi ti ha chiamato ladro, da chi non ti voleva in nazionale per la vicenda scommesse, mentre la Juventus per vicinanza ti faceva capitano per la prima volta. Su Facebook esiste una pagina che si chiama Bonucci Sciacquami la Fava, ovviamente ispirata alla tua esultanza, quella che tante volte abbiamo fatto ad ogni tuo gol o ad ogni tuo salvataggio. È piena di tuoi futuri tifosi. Mettici pure un like, va. Ritengo che ogni problema poteva essere superato anche col mister, ma soprattutto non è tanto l'addio, perché può darsi che tu abbia anche le tue ragioni, quanto la destinazione. In questi 7 anni sei stato un grande protagonista, ma probabilmente avresti dovuto apprendere meglio cosa significa essere un leader, un capitano, una bandiera, da quell'uomo con la fascia al braccio, la cui espressione è un po' quella che abbiamo oggi noi, che in questa foto è poco distante da te, mentre tu sei e resterai molto distante da lui.